una scelta di merda, Rudy Garcia, è una scelta di merda. Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Oddio, Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Che schifo, oh, che schifo. È ufficiale, è ufficiale. Luca, Luca, che schifo. Luca, Luca, che schifo. Oddio, che schifo. Oddio. Scusate, ma ufficiale Rudy Garcia al Napoli. Che schifo. Vabbè, direttore, stiamo parlando da 6 anni. Harry, col timing sei perfetto. Che schifo. Arriva prima. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Così debotto, praticamente senza senso, quasi. Seppure era uscito fuori questo nome. Il nome si era uscito. Ma tra i tanti, io mi immaginavo che alla fine. Io non me lo aspettavo proprio che alla fine avrebbe. Io mi immaginavo che avrebbe fatto tutt'altra scelta. Per quanto poi ci sta assolutamente, no? Prenderlo in considerazione. E invece. Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha appena ufficializzato Aurelio De Laurentiis. Non bacione, che sei? Vedi a Napoli e faccio in giro a Champions League. Perché l'ho putato a. Ma gli disegna a casa a Champions League. Non bacione. Sono senza parole, oh. Tutti a pensare Galtier, Luis Enrique, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che cazzo ha fatto Rudy Garcia in questi anni? Non hai capito, ma non hai capito che io oggi ho sentito che De Laurentiis tra 2 giorni si doveva incontrare con Zidane a Capri. Ho sentito oggi. Ma sicuramente qualcuno nei commenti dirà ma Spalletti che ha vinto? Spalletti ha vinto più di Garcia. Primo. Spalletti ha vinto più di Garcia. Primo. Secundis. Garcia è stato sempre esonerato. Negli ultimi anni è stato sempre esonerato. È stato fottutamente sempre esonerato, Cristo Dio! Sempre! Così di botto, quando tutti aspettavamo ormai Galtier, De Laurentiis se ne esce con Rudy Garcia che diventa ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli. E vi devo dire, molto meglio Garcia che Galtier. E ve lo dico io che da romanista Garcia l'ho saputo sia apprezzare che disprezzare. Ho visto pregi e difetti, ho visto come è nato, come è salito, come ho visto la sua ascesa e anche il suo crollo a Roma. Quindi posso dire di conoscerlo da vicino e vi devo dire che per questo Napoli, ormai ex spallettiano ma con un solco spallettiano ben tracciato, Garcia non è niente male. No, io scioccato. Cioè, io sto scioccato. Cioè, stamattina si parlava di Galtier, come si chiama l'allenatore? Cioè, ufficiale, quasi ufficiale Galtier. Oh, bello e buono, ma se piano un caffè, sai coppo di pane come faccio sempre alle 9? Invio caffè alle 9. Bello e buono, le prese rapi Instagram. Coppo profilo ufficiale di Napoli, preso Rudy Garcia. Ah, non vedi la ma bello e buono, all'improvviso. Cioè, stessa cosa quando mogliere sta in doli sotto i coperti e parte quella loffettina silenziosa. Casa is il lutanf e sorrisce morto. Papà, stessa cosa, senza avvisare. Rudy Garcia. Garcia, ma non ami. Uè, ma non ami. Speriamo buono, De Laurentiis. Ci fidiamo di te, ci fidiamo di te. Come possiamo non fidarci di te? Papà, ma un po' grande i messaggi, non so, ci mi sembra un po' così. Non è il mio profilo preferito, lo posso dire tranquillamente, e spero ovviamente che venga e che faccia meglio di Spalletti, meglio di Gattuso, meglio di Ancelotti, meglio di Sarri e meglio di tutti, perché non dobbiamo tifare noi stessi, dobbiamo tifare per il Napoli, quindi speriamo che vada bene. Sinceramente sono un po' perplesso su questa scelta, una scelta che secondo me poco mi convince, però prima di criticare vediamo cosa dice il campo, perché abbiamo criticato tanto Spalletti, poi abbiamo vinto lo scudetto, quindi cerchiamo di fare il benvenuto a Garcia, anche se secondo me è una scelta un po' strana e perplessa. Comunque vedremo cosa succederà con Garcia, vedremo Garcia cosa combinerà,
Una mossa non del tutto a sorpresa, perché era uno dei nomi papabili scelti dal presidente, ma che comunque ha destato un po' di preoccupazioni, visti il curriculum non eccelso. Noi ce lo ricordiamo soprattutto per una grande impresa, Garcia, al di là della suonata di violino nel famoso Juve-Roma, dove ci furono le polemiche per l'arbitraggio di Rocchi, ma per aver conquistato Francesca Brienza, la conduttrice all'epoca del canale tematico della Roma, una delle donne nell'ambito sportivo più attraenti a secondo di quella che è il giudizio del pubblico maschile. Spiegatemi una cosa. Stavamo cercando l'allenatore a sette mesi, mi stavo quasi convincendo, diceva, boh, secondo me stava passando a te studio perché stavamo cercando, sai, quell'allenatore, il colpa d'effetto, perché sai, se io di Spalletti, c'è un allenatore come si deve, il presidente è cambiato, vorrà vincere sempre adesso, chissà mo chi ci porta, mi stavo quasi convincendo, secondo me si stava facendo i conti per cercare Papà Guardiola, oppure a Klopp, Neges, ma stiamo facendo tutti viaggi per fare 3 mesi. Chi ci ama a pigliare Rudy Garcia? E ci vanno 7 mesi per annunciare Rudy Garcia. Poteva annunciare pure quando se ne chiude Spalletti. O con attacco con la Roppi ci siete, te 57 euro all'anno. Che fate? Ma no, Rudy Garcia, yeah. Ma come fa? Ma poi ci stiamo piano tutti dalla Roma. Ci stiamo piano. Ma come fa? Non mi piace, non mi sta simpatico, né simpatico e né tatticamente mi piace. Sono dubbioso. Sono. Non so che termine usare di preciso, però. Non era quello che mi aspettavo, onestamente. Non era quello che mi aspettavo. Una scelta... Boh. Questo mi viene da dire. Il migliore tra i nomi che si sono fatti e sono contentissimo per i napoletani e in primis per Rudy Garcia, ok? Perché... mi ha fatto vivere delle emozioni incredibili, perché quando ero bambino e ho sempre tifato la mia magica Roma, vedevo giocare alla grande la mia squadra, no? E sono arrivato secondo con 87 punti dietro la grande Juventus dei 91, ok? 3 anni con Rudy Garcia, se non sbaglio 2 piazzamenti al secondo posto e un terzo posto, o addirittura tutte e 3 le annate la Roma è arrivata a seconda. Insomma, è un allenatore che in Italia appunto ha già fatto esperienza. Quest'anno è stato l'allenatore dell'Al-Nasr per una stagione come di contratto. L'Al-Nasr è arrivato secondo, l'Al-Nasr appunto di Cristiano Ronaldo. Io non dico niente, va bene. Tutte le strade che vengono da Roma a noi portano bene. Spalletti veniva da Roma, poi nella Roma ha fatto tante cose buone, no? Oltre al scudetto vinto con il Lille, l'Europa League sfiorata sempre con il Lille, se non vado errato, sì. L'ottimo campionato con la Roma, con il record della Roma. Però mo, levando il tutto, va bene, di quelle che stanno, chi viene per me va bene, mi fido della società, mi fido di De Laurentiis, mi fido soprattutto della squadra, perché Rudy Garcia eredita una grande squadra che dovrà confermarsi, non dico vincere il campionato, ma lottare sicuramente per la Champions. Ciao ragazzi, forza Napoli! Sempre. Generalmente Garcia ha un gioco, anche a livello di schemi, piuttosto sovrapponibile a quello di Spalletti, pressing alto, 4-3-3/4-2-3-1, quindi non è che sei andato a prendere, come si vociferava, magari un allenatore come Paolo Sousa che ti fa tutt'altro schema, o un allenatore magari come Conte che ha tutt'altro gioco. Ma è vero o è uno scherzo? A me mi pare una cosa tutta originale, cioè non mi pare un fat favos, ma cioè, welcome Rudy Garcia. Allora, applauso, perché ci hanno fatto almeno tenere l'allenatore, questo è poco ma sicuro. Ma è un affo dirigente sportivista, non lo so. Allora, sono senza parole. Una scelta abbastanza incomprensibile, si può dire? Non perché sia un cattivo allenatore, anzi, un allenatore valido. Però, dopo aver fatto i nomi di Luis Enrique, Nagelsmann, Conte, tutta questa gente qui, penso sia normale che ci si aspettasse qualcosa di più, soprattutto essendo campione d'Italia. E la cosa che preoccupa è che è stato annunciato un allenatore svincolato il 15 giugno. Questo significa che le prime scelte di De Laurentiis hanno dato tanti no, perché fosse stato Rudy Garcia la prima scelta sarebbe arrivato molto prima. Questo fa preoccupare tanto sulle intenzioni di De Laurentiis. Che razza di pippa, che allenatore scarso. Se c'era un allenatore scarso nella faccia del mondo che stava allenando
Questo era Rudy Garcia. Amici napoletani, vi vedo male. O mangerà un panettone o non lo mangerà con De Laurentiis. Faccio un in bocca al lupo al mister. La scelta, lo ammetto, mi lascia un po' perplesso. Il primo impatto probabilmente anche un po' deluso. È un allenatore che non ha una grande continuità tattica con Spalletti. In comune hanno solo il 4-3-3, ma il modulo, diciamo, è relativo. Quest'estate ci ha insegnato a non giudicare un libro dalla copertina. Speriamo solo che De Laurentiis non stia brancolando nel buio. Spero di no, penso di no. La scelta deve avere un senso e probabilmente ce l'ha. In bocca al lupo mister e forza Napoli sempre. Oh, napoletani! Napoletani! Rudy Garcia! E il bidello di zona mia è Rudy Garcia. Il bidello di zona mia, esonerato dalla Roma, dal Marsiglia, dalla squadra araba, nuovo allenatore del Napoli. Oh, napoletani, l'avevo detto che era l'inizio della disfatta. Grande colpaccio di De Laurentiis.